inaugurazione dello sportello ascolto aperto a Casapesenna per denunciare minacce, estorsioni, violenze contro le donne. Un momento importante per il comune, i cittadini e l'amministrazione comunale. Veramente abbiamo invitato tutte le associazioni del territorio e le scuole, infatti era presente la scuola media con tutti i dirigenti, i docenti, perché è un momento importante per questo territorio, perché noi dobbiamo dare sempre più servizi ai cittadini e dobbiamo stare sempre più vicini ai cittadini che ne hanno bisogno. Lo sportello ascolto è un indirizzo giusto per stare a fianco ai soggetti più deboli, a chi ha paura di denunciare le violenze, le estorsioni, le usure. Lo Stato c'è, l'amministrazione c'è, il sindaco c'è e non sarete mai soli. Questo è un altro segnale nella lotta alla criminalità. Sì, è un segnale alla lotta alla criminalità, perché noi abbiamo sempre detto e lo ripetiamo ancora per l'ennesima volta che noi ci costituiamo parte civile in tutti i processi di Camorra. Il nostro obiettivo è far capire allo Stato, che già sa, e alla gente che è stato un male tenere 16 anni un super latitante in questo territorio, è stato un male stare in silenzio ed accettare le loro condizioni, è stato un male economico, è stato un male come immagine di un territorio, è stato un male per i cittadini di Casapesenna questa figura camorristica del super latitante. Adesso basta, non possiamo tornare 10 anni indietro o 20 anni, dobbiamo andare avanti, perché noi dobbiamo tornare, anzi siamo tornati alla normalità. Qualsiasi tipo di estorsione, qualsiasi tipo di violenza va denunciato. Lo Stato c'è, è presente e oggi stava qui quest'ora a fianco a noi. Quindi noi non possiamo fare altro che applicare e far applicare le leggi dello Stato. E i media, voi media, dovete aiutare, come ho sempre detto, questo territorio. Non dovete infangare sempre il nome del popolo di Casapesenna e dei cittadini di Casapesenna. Noi siamo un popolo normale, ve ne dovete convincere anche voi, perché ultimamente sono successi degli episodi, tipo un incendio alla macchina di mio fratello, e stava diventando un caso, diciamo, di Camorra. Non è così, c'è stato un circuito che non ha funzionato qualcosa, è andato tutto a massa e si è bruciata la macchina. Quindi questo è come tante altre cose. Cioè, succede una cosa ai vigili urbani, e voglio riprendere questo argomento, 3 vigili urbani vengono assegnati da una custodia cautelare e diventa un fatto mediatico. Succedono in paesi della provincia di Napoli o di Caserta qualche giorno fa, dove 23 dipendenti vengono condannati dalla Corte dei Conti per danno erariale per 360.000 euro e nessuno dice niente. E questa è la cosa che io non accetto, e questa è una cosa che non va bene. Siamo figli di due dei diversi, un Dio maggiore e un Dio minore. Logicamente, diciamo, questo sfogo non vale per le testate che si comportano in modo equo ed equilibrato come la vostra. Quindi è un appello che faccio ad altri giornalisti, ad altri giornali online, di fare il loro lavoro in modo equilibrato e non di parte.